Buonasera e bentornati al TG2000. In primo piano il viaggio di Papa Francesco in America Latina. Dopo l'Ecuador, il Papa è in Bolivia, dove ha incontrato nella nostra notte il presidente Morales alla Paz. Oggi ha celebrato una grande messa nella Piazza del Cristo Redentore a Santa Cruz, centro economico e città più popolosa del paese. Circa 2 milioni di persone hanno atteso in preghiera l'arrivo di Papa Francesco e l'abbraccio con il pontefice è stato entusiasta ed affettuoso, come ci può confermare la nostra Cristiana Caricato. La nostra Cristiana, c'è un attimo di pausa, allora nel frattempo andiamo a rivedere subito assieme al nostro Nicola Ferrante quali sono state le immagini più belle e ripercorriamo quella che è stata l'omelia di Papa Francesco. Andiamo a vedere. Un abbraccio sconfinato avvolge Francesco sulla Piazza del Cristo Redentore. 2 milioni di boliviani si stringono al pontefice e lui si lascia coinvolgere fino ad accennare un gesto di danza. La città di Santa Cruz si ferma per accogliere il Papa, celebra con lui il mistero della cena, che dà il via anche al 5° congresso eucaristico nazionale. Nell'omelia una riflessione sulla pagina evangelica della moltiplicazione dei pani e sulla tentazione individualistica di chiudere il cuore. Frente a tante situazioni di hambre nel mondo, possiamo dire, perdon, non nos dan los números, non nos cierran las cuentas. Es imposible enfrentar estas situaciones. Entonces la desesperación termina ganándonos el corazón. Il rito brilla di richiami alla cultura indigena, dal pastorale impugnato dal pontefice ai colori di abiti e decorazioni, le preghiere dei fedeli in lingua guaraní, quechua e aimara. Francesco confida di essere stato colpito dalle tradizioni locali, madri che portano sulle spalle non solo i frutti della terra e del lavoro, ma anche i loro figli, simbolo della vita gioiosa o dolorosa di ogni giorno. Di generazione in generazione questo fare memoria, spiega il Papa, alimenta la speranza contro le logiche del consumo, dello scambio e del tutto negoziabile. Una logica che pretende lasciare spazio a molti pochi, descartando a tutti quelli che non producono, che non se los considera aptos o dignos perché apparentemente non nos dan los números. Tre i verbi ricordati dal Papa: prendere, come Gesù che prende a cuore sguardi e necessità del popolo affamato; secondo verbo, benedire, per riconoscere ogni dono come un regalo gratuito del cielo; terzo, condividere. Possiamo immaginare i pesci e i pani che la folla si passava di mano in mano, dice il pontefice. La mirada di Gesù non accetta una logica, una mirada che sempre corta il hilo per il más débil, per il más necessitato. Tomando la posta, él mismo nos da el ejemplo, nos muestra el camino. Alla fine della messa, la consegna delle croci missionarie, il vicario di Cristo è giunto fin qui per confermare nella fede e rinnovare l'impegno comune nell'annuncio del Vangelo. E dicevamo, clima entusiasta e festoso che sicuramente ci può confermare la nostra inviata a Santa Cruz, Cristiana Caricato. Già ti vediamo, buonasera Cristiana. Sì, buonasera qui da Santa Cruz, questa è la piazza di Cristo Redentore che fino a pochi minuti fa era stracolma di boliviani. La messa, oltre 1,5 milioni secondo gli organizzatori, è stata un grande evento religioso, lo avete appena visto nelle immagini del servizio di Nicola Ferrante, un incontro che ha aperto anche la chiesa boliviana a una nuova stagione di missionarietà. Infatti oggi è stato inaugurato il 5° congresso eucaristico che si terrà nella città di Tuja, ma anche sono gettati le basi per il prossimo congresso missionario dell'America Latina che si terrà sempre qui in Bolivia nel 2018. Il Papa, contento, sereno, ha partecipato a questo grande evento, concedendosi anche alla folla, abbracciando non solo con lo sguardo ma anche personalmente alcune persone proprio
fuori dalla sacrestia. Per lui è una giornata importante quella di oggi. Nel pomeriggio, dopo l'incontro con i seminaristi religiosi, le religiose, i sacerdoti nel centro, in centro salesiano, la scuola di Don Bosco, avrà quello che è considerato da tutti l'appuntamento più importante, l'incontro con i movimenti popolari, il secondo convegno mondiale dei movimenti popolari, voluto fortemente dal presidente l'indio, il presidente boliviano, ma che il Papa ha in qualche modo voluto e sostenuto. E domani mattina poi un altro momento importante, la visita al carcere di Palmasola. Il carcere di Palmasola è considerato uno delle realtà penitenziarie dell'America Latina più dure e dolorose. Pensate, vivono insieme migliaia di detenuti, uomini, donne, ma anche bambini. È una realtà particolare perché viene concesso ai detenuti di vivere anche con le proprie famiglie. È stato nel passato anche luogo di grandi violenze. Il Papa domani mattina sarà lì e noi siamo andati in anteprima a visitare questa realtà con Maurizio Dischino. Vediamo il servizio. Nunca he sentido miedo, de verdad. Non ho mai avuto paura. Mi sento più sicuro nel carcere che fuori, nella società. Non ha paura padre Leonardo da Silva, cappellano del carcere Palmasola di Santa Cruz. E non ha paura il Papa di entrare domani mattina proprio a Palmasola, uno dei penitenziari più pericolosi dell'America Latina. Ma l'inferno di Palmasola, con 5.500 detenuti tra narcotrafficanti e assassini, è una periferia esistenziale che Francesco vuole abbracciare per imprimerla nel suo cuore. All'ingresso del famigerato carcere di Palmasola a Santa Cruz c'è questa scritta che dice: tutte le persone per entrare in questo centro di riabilitazione devono presentare la carta d'identità e non devono pagare per nessun motivo. Ed invece qui tutto si muove pagando e i bambini possono entrare ed uscire liberamente, a tal punto che vengono strumentalizzati dagli adulti per i loro traffici. Nel carcere entrano liberamente le famiglie e i figli dei detenuti, entrano le prostitute, entrano ed escono droga e armi, entrano anche carrettieri per portare rifornimenti ai prigionieri. Per passare però bisogna sempre pagare i corrotti. Noi riusciamo ad entrare senza corrompere, ma l'ingresso è permesso ad una sola persona, e da allora entra il nostro operatore Carlo Petruzziello, ma senza telecamera. Con un cellulare rimediato riesce a documentare la realtà di Palmasola. Le immagini eccezionali mostrano la cosiddetta autogestione nel reparto degli uomini. Alguna cosa la si può vedere e alguna cosa non si può vedere. Più che un carcere sembra un villaggio. Le celle sono casette, per l'occasione dipinte di bianco giallo. Tra i detenuti ci sono anche due italiani, Enea Cardini e Pietro Grillo. Dicono di avere avuto a che fare con la droga. Tra i detenuti si notano anche adolescenti. A Palmasola ce ne sono circa 170, eppure una legge dell'agosto 2014 vieta la promiscuità carceraria tra adulti e minori. Ma a Palmasola prevale l'anarchia e i minori sono sfruttati e abusati. In questi giorni li stanno appoggiando in strutture esterne per non farli vedere al Papa. C'è anche una chiesetta a Palmasola dove il cappellano padre Leonardo sta ultimando i preparativi per l'arrivo di Francesco, a cui verrà regalata un'amaca e un libro dal titolo Voci in Libertà, che raccoglie pensieri e preghiere così come sono state scritte dai detenuti. Domani il Papa saluterà le donne e poi pregherà per le 35 vittime della rivolta di 2 anni fa. Incontrerà i detenuti che da 15 giorni stanno preparando i canti. E poi Francesco, prima del suo messaggio, dialogherà con alcuni di loro e infine unirà tutti per invocare Nostra Signora della Misericordia, patrona dei prigionieri. E sicuramente sarà un momento intenso e commovente la presenza del Papa in questo luogo di dolore. Il Papa, che in questo momento ha fatto già ritorno alla residenza dell'arcivescovo emerito di Santa Cruz della Sierra, il cardinale Julio Terrazas, che oggi è stato ricordato durante la celebrazione eucaristica. Il cardinale è molto malato, è ricoverato in una struttura sanitaria e voci indiscrezioni ci dicono che il Papa nel pomeriggio potrebbe fare un fuori programma e andarlo a trovare per salutarlo. Conoscendo Papa Francesco è molto probabile che questo accada, ma intanto mentre la Bolivia gode della presenza e della possibilità di avere con sé Papa Francesco, un paese, l'Ecuador, fa un bilancio della visita del pontefice e dei giorni trascorsi con lui. Ieri abbiamo intervistato all'aeroporto il presidente Rafael Correa, che ci ha raccontato questi giorni con il Papa e l'importanza di questa visita per il paese. Io vi lascio
lascio all'intervista e poi linea allo studio. Attrae tanta gente, c'erano milioni di persone che hanno partecipato ai vari momenti della visita e non abbiamo avuto alcun incidente serio di cui lamentarci. L'organizzazione è andata bene. Le parole del Papa. Che cosa pensa delle parole che Bergoglio ha detto al suo paese? Sono da meditare in profondità, ma non solo quello che ha detto, anche quello che ha scritto nell'Evangelii Gaudium e nella Laudato Si. Il Papa sta parlando in modo molto chiaro e molto forte a tutti i cristiani e soprattutto ai latinoamericani, quando ci parla di esclusione, di ingiustizia, quando ci parla delle ingiustizie che ci sono nel mondo di oggi. Su tutto questo dobbiamo riflettere, soprattutto noi latinoamericani che viviamo nel continente più ingiusto del mondo. Come ha accolto i messaggi che Francesco ha lanciato alla società civile? Bueno, varios messaggi. C'erano vari messaggi. A me quello che è piaciuto di più ha a che vedere con San Francesco, il messaggio della gratuità, quello che abbiamo ricevuto come dono e dobbiamo coltivare. Un povero che muore di freddo non è notizia. Se sale la borsa di un PUP è notizia mondiale. Vi ricordo che a partire dalle 21.10 dopo TGTG proseguirà il racconto in diretta della giornata di Papa Bergoglio a Santa Cruz con il nostro diario di Papa Francesco speciale. Vivremo tutti i momenti salienti dell'appuntamento con i sacerdoti e con i religiosi presso il Colosseo Don Bosco e l'atteso incontro mondiale dei movimenti popolari all'Expo Feria. E veniamo ora alla crisi greca. Il governo di Atene sta preparando un piano di riforme per negoziare con l'Eurozona un nuovo programma di aiuti. Prevederebbe anche tagli alle spese ed aumenti delle tasse per 12 miliardi di euro. Ma le banche restano intanto ancora chiuse. Federico Plotti. Un piano da 12 miliardi di euro, dall'innalzamento dell'IVA, ma non per le isole, a nuove misure fiscali e pensionistiche, tutte riforme da completare nei prossimi due anni. Questa è l'imminente mossa di Tsipras per allentare la tensione e diminuire le distanze con i creditori internazionali. Il tempo per presentare un piano ufficiale scadrà entro la mezzanotte di oggi, poi la Grecia dovrà attendere quell'ultima spiaggia chiamata Consiglio Europeo, che domenica è chiamato con i voti di tutti i Paesi membri a dire sì oppure no alle proposte di Tsipras. Decidere se proseguire o meno il negoziato per il terzo programma di aiuti per permettere ad Atene di tirare il fiato e affrontare le prossime scadenze oppure lasciare che la Grecia vada in bancarotta ed esca dall'euro. I favorevoli alla Grexit sono sempre capeggiati dalla Germania. Berlino ha fatto capire più volte di non fidarsi più del governo ellenico, facendo intendere la sua volontà che il paese ellenico riparta da zero, ritrovando le energie da solo in se stesso, senza più l'appoggio e soprattutto il denaro dell'Europa. E poi, altro fronte, c'è una sorta di questione morale. Se si premia chi non ha rispettato i patti, sostiene la Germania, si finisce per penalizzare chi, come il Portogallo, l'Irlanda, la Spagna e l'Italia, li ha rispettati, facendo pure grossi sacrifici. Di contro c'è chi è disposto a fare di tutto contro la Grexit, la Francia su tutti. Secondo Parigi, se l'Europa perde una sua parte importante come la Grecia, rischia di sfaldarsi lentamente, pezzo dopo pezzo. Intanto diversi centri studi indipendenti e di banche internazionali danno quasi per certa l'uscita di Atene dall'euro, con percentuali del 75-80%. Tutto questo mentre l'economia continua a peggiorare, la gente ha paura e spende il meno possibile, le banche resteranno chiuse almeno fino a lunedì prossimo, il denaro fino a quel giorno potrà essere prelevato solo nei bancomat, i pochi che ne hanno ancora, e non più di 60 euro al giorno. E proprio per la mancanza di credito in Grecia sono in gravissima difficoltà tante piccole imprese. Il nostro inviato Massimiliano Cochi ha raccolto ad Atene alcune testimonianze eloquenti. Pablo Skourtilis è un coreografo che ha aperto questo piccolo teatro nel quartiere di Neos Kosmos, periferia sud di Atene. 130 posti e spettacoli di balletto, commedie, tragedie, una scuola di danza che aveva 150 allievi. Quando ho aperto il mio teatro nel 2009, racconta, i biglietti costavano 20-30 euro, i più cari 35 euro, ora costano 8-10 euro. A volte con un biglietto facciamo entrare due persone, cerchiamo di fare spettacoli gratuiti perché la gente non vuole rinunciare alla cultura, vuole continuare ad andare a teatro, al cinema, ma in questi ultimi giorni è sempre più difficile.
Più che sulle famiglie, gli effetti delle banche chiuse e dei soldi ai bancomat razionati si sentono sulle imprese, grandi e piccole, come questo piccolo market. Zeta è la proprietaria. Non posso portare soldi fuori e quindi non posso comprare merce. Come farei a pagare i fornitori? Tutto quello che abbiamo è sugli scaffali, i magazzini sono vuoti, finito questo dovremo chiudere. Questo piccolo supermercato dà da vivere alla sua famiglia e a quelle dei suoi due fratelli. Ci devono pagare l'affitto di 3 case e del supermercato stesso. Zeta spiega che tutto è stato dimezzato, gli stipendi, le pensioni, solo le bollette sono rimaste le stesse. L'ultima, della luce, è di circa 3.000 euro e la metà sono tasse. La più grande dei miei 4 figli dovrebbe andare all'università, ma non ci andrà perché non abbiamo soldi. Domenica, quando i greci sono andati a votare per decidere se accettare il piano della Troika, Zeta è andata al seggio, ma ha lasciato la scheda bianca. Pavlos invece non ha avuto dubbi, ha votato no. Io non ho paura di nulla, sono spaventato, solo perché se dovessimo uscire dall'euro vorrei sapere esattamente cosa accadrà. Vorrei ci dicessero, ok, questa è la situazione, siete fuori. E poi però che cosa succede? Non avremo più sicurezza, non ci saranno più soldi, ci sarà crisi ovunque. Noi però non abbiamo paura, perché dovremmo averne? E delle ripercussioni della crisi in Grecia sul nostro paese ha parlato in termini rassicuranti il ministro dell'economia Padoan oggi al Senato, ma la giornata parlamentare è stata caratterizzata soprattutto dal varo definitivo, tra molte polemiche, della riforma della scuola. La nota è di Augusto Cantelmi. Nessun contagio per l'Italia. Al Senato il ministro dell'economia Padoan ribadisce come il nostro paese non corra alcun rischio dalla crisi della Grecia, sebbene abbia già contribuito in aiuti per circa 36 miliardi di euro. Si apre un nuovo cantiere per la Grecia, a cui l'Italia partecipa in modo molto costruttivo e cooperativo per una soluzione condivisa. Ma a Palazzo Madama non soltanto la crisi greca, tenere banco i casi giudiziari, a cominciare dalle polemiche scatenate dalla condanna di Berlusconi a 3 anni per la compravendita dell'ex senatore De Gregorio con l'obiettivo di sabotare il governo Prodi. Ma a novembre scatta la prescrizione. La giunta per le autorizzazioni invece sempre di Palazzo Madama dice sì all'arresto del senatore del nuovo centrodestra Azzollini, coinvolto nel crack della casa di cura Divina Provvidenza. Ora la parola passa all'Aula, mentre dalla Camera giunge lo stop dei vitalizi a 10 ex deputati condannati. Dall'Aula di Montecitorio arriva anche il via libera definitivo, non senza contestazioni, alla riforma della scuola con 277 voti favorevoli, 173 contrari. All'appello mancano i sì di alcuni esponenti della sinistra PD, ma il premier Renzi esulta, così come il ministro dell'istruzione Giannini. Cambia perché la scuola diventa autonoma e perché diventa protagonista di processo educativo, che è, del progetto educativo, che è forse il progetto politico e culturale più importante per ciascun paese. Con la riforma previste dunque le 100.000 assunzioni di precari, mentre nasce la controversa figura del superpreside che premia e assume docenti, confermate anche le agevolazioni fiscali per chi manda i figli alle scuole paritarie. Sulla riforma della scuola è intervenuto oggi il segretario generale della CEI, Monsignor Nunzio Galantino, a margine di un convegno a Montecitorio. È un passo in avanti, ha dichiarato. Importante chiarire che la famiglia è il primo soggetto che educa. Ascoltiamo le sue parole. È un passo avanti perché tutto sommato la nostra nazione purtroppo è troppo abituata un po' alla stagnazione, a fermarsi, e appena si intravede qualcosa di nuovo scatta subito questo virus della conflittualità. Ecco, io mi auguro che i contenuti della buona scuola, con tutti i limiti che questa può avere, perché è chiaro che in democrazia poi ognuno chiede quello che gli conviene di più, io spero che, ecco, che prevalgano di più le esigenze concrete della scuola. Tragico incidente alla fermata di Furio Camillo della metro A di Roma. Un bambino di 4 anni è morto cadendo dalla tromba dell'ascensore. Secondo una prima ricostruzione l'ascensore si era bloccato. È intervenuto un addetto dell'ATA che ha cercato di farlo ripartire. In quel momento il bambino, che era su un passeggino, è sfuggito alla madre precipitando nel vano ascensore. Un volo di una decina di metri che non ha lasciato scampo. Sicuramente c'è stato un errore dell'agente della stazione
ha detto l'assessore ai trasporti di Roma Capitale Guido Improta. L'agente ha posto in essere una procedura che non doveva, forse perché c'erano condizioni di difficoltà, e alla fine c'è stata la tragedia. E veniamo alla situazione meteorologica nel nostro paese. Mentre il caldo affligge la penisola, sul nord-est si è abbattuta una tromba d'aria che ha devastato la riviera del Brenta. Tragico il bilancio, una vittima e decine di feriti. Ci aggiorna Silvio Vitelli. Sì, ma io ho paura, Dio mio, non è che ci porta via. Papi, papi, mio papà ha voluto, con la sua impulsività, è andato via, gli è andato incontro sperando di superarlo, e invece ci ha proprio colpiti, siamo rimasti là e... Una tromba d'aria come non se ne erano mai viste, quella che nel veneziano ha spazzato via interi campi, divelto tetti e distrutto automobili. Questa è Villa Fini a Dolo, una costruzione del 600 che ospitava un ristorante. Ecco come appare oggi, le immagini parlano da sole. Tre minuti, volavano le macchine, sì. Ho detto alla fine del mondo, questo è il momento che è arrivato alla fine del mondo, sì. Perché mai visto in vita mia una roba del genere. Il bilancio è drammatico, un anziano morto e 72 feriti. I cittadini hanno già cominciato a sistemare le proprie abitazioni, adoperandosi anche per quelle dei vicini maggiormente danneggiate e ripulendo le strade. Ecco, queste sono le nostre due auto, io e mia moglie. Il governatore Zaia ha annullato l'incontro con Mattarella per presidiare le aree più colpite. Ho già decretato questa mattina lo stato d'emergenza, che quindi è l'inizio dell'apertura del dossier, e sono convinto che riusciremo, se si fa sinergia con il governo, a liquidare le posizioni. Sono centinaia di cittadini che sono oggi senza un tetto sopra la testa. Ho visto persone piangere anche per aver salvato la vita. La Corte Suprema di Israele ha dato il via libera alla costruzione del muro di separazione tra lo Stato ebraico e la Palestina nel tratto che attraversa la valle di Cremisa. Tale nuova disposizione contrasta con un precedente pronunciamento espresso dallo stesso Supremo Organo Giudiziario dello Stato di Israele, che all'inizio di aprile aveva emesso una sentenza presentata come definitiva dopo un contenzioso durato quasi 8 anni, con cui si bocciava il percorso del muro proposto da Esercito e Ministero della Difesa israeliani. E si invitavano le autorità militari di Tel Aviv a trovare alternative meno devastanti per la popolazione locale. In base alle nuove disposizioni, la scuola e i due conventi salesiani che sorgono nell'area verranno a trovarsi ancora in territorio palestinese, mentre il muro ingloberà nella parte israeliana i fondi agricoli della valle di Cremisan appartenenti a 58 nuclei familiari palestinesi della zona. E ritorniamo al tema iniziale del nostro TG, il viaggio di Papa Francesco, occasione di incontro con milioni di fedeli e con personaggi diversi. Così abbiamo conosciuto anche il presidente indio della Bolivia, Evo Morales, già leader del movimento sindacale dei coltivatori di coca, i cosiddetti cocaleros. Pierluigi Vito ha chiesto al direttore del sismografo, Luis Badiglia, di tratteggiare il profilo del capo di Stato sudamericano e dell'esperimento politico di un socialismo a forte impronte nazionalista che la Bolivia ed altri paesi latinoamericani stanno portando avanti in questi anni. Sentiamo. Partiamo dal padrone di casa. Chi è Evo Morales e come si è formato? È un sindicalista contadino. È un uomo dotato di una grande oratoria, un uomo che è capace di trascinare facilmente le masse, ha un pensiero politico abbastanza chiaro, è un uomo tosto, difficile, non è un uomo con il quale si può negoziare facilmente, è un lottatore sociale. La Bolivia di Morales è uno dei paesi sudamericani che perseguono il cosiddetto socialismo del XXI secolo, termine caro a Hugo Chavez, che per primo lo adottò per indicare il nuovo corso politico dato al suo Venezuela. In concreto che cosa significa? Significa un insieme di principi sociali e economici che si rifanno all'utopia socialista, però che includono elementi tipicamente latinoamericani, cioè la componente latinoamericana, e sono sostanzialmente tre. Il primo, che riconosco e accettano, seppure in modo polemico, potremmo vederlo in un secondo momento, le radici cristiane, anzi cattoliche, dell'America Latina. Ecco perché c'è questo sincretismo politico-religioso, come nel regalo che Evo Morales le ha fatto al Papa, cioè regalare al Papa una croce, usando come elemento di composizione
la falce e il martello è un'espressione grafica nel dono, ma dietro c'è un'ideologia che è un sincretismo politico religioso che già in passato ci faceva vedere in America Latina Gesù con il Kalashnikov alle spalle e lo zaino del guerrigliero. Il secondo elemento della componente latinoamericana è la democrazia diretta. In Europa diremmo la democrazia plebiscitaria. E il capo carismatico, come diciamo noi in America Latina, usando un'espressione spagnola, il caudillo, ha potere nella misura in cui lui esprime la volontà del plebiscito, cioè della democrazia diretta, con pochissima o quasi nessuna mediazione. E il terzo elemento di questo socialismo del XXI secolo è una teoria economica, secondo la quale, e in questo si avvicina un po' al pensiero del Papa, fra ricchezza e povertà, fra sviluppo e sottosviluppo, non c'è una differenza quantitativa, è una differenza qualitativa. Significa che esiste un sistema che in una parte del mondo genera sviluppo, benessere, ricchezza, che si finanzia con la miseria, il sottosviluppo e la povertà in un'altra regione del mondo. Capaci di scardinare gli schemi politici postcoloniali e di avviare riforme per distribuire la ricchezza, questi sistemi restano però sempre sull'orlo della svolta autoritaria. Perché questi governi hanno una caratteristica negativa che va sottolineata, che non sono incline al dialogo, non sono incline alla ricerca del consenso, non sono incline alla inclusione, tendono piuttosto all'esclusione, perché hanno ancora molto di ideologico dentro. E siamo al momento del nostro post, che da oggi è dedicato ogni giovedì alla lettura. L'estate ci regala momenti di pausa, di tempo libero. Quale migliore occasione per riprendere questa buona e sana abitudine? Saverio Simonelli ci aiuta a scegliere i titoli più interessanti in libreria. Vi lascio a questi suggerimenti e vi ricordo, dopo TGTG, il nostro speciale sulla visita papale in Sud America. Grazie per averci seguito, buona serata con i programmi di TV 2000.